Nella vittoria del Trani c'è la firma indelebile di Antonio Picci. Sono felicissimo e stanchissimo. Sono felicissimo perché so io quello che ho passato. 2 mesi fa non mi voleva neanche mia madre a casa mia. Il 25 d'ottobre sono a doppia cifra, con tutte le difficoltà che può avere questa squadra. Qualora ce ne fosse stato bisogno, ho dimostrato di essere più forte e penso che non ci sono dubbi su questo. Il gol di oggi si vede in categorie manco in Serie D e manco in Serie C. Lo posso dire e sfido chiunque a dimostrare il contrario. Potrò mai stare presuntuoso, ma questa è la mia forza. Non ci siamo mai arresi, sono orgoglioso dei miei compagni di squadra. Una partita complicatissima, che stavamo sotto, una partita nervosa, dura. Ci sono messi a 6 dietro, ma abbiamo vinto. Questo Trani è primo in classifica, senza i 3 punti di penalizzazione. Con una squadra di ragazzini, questa è la verità. Non vinceremo niente sicuramente, perché non sono un illuso. Sicuramente questo Trani non vincerà niente. Però sono orgoglioso dei miei compagni di squadra, dello staff. Stiamo facendo dei sacrifici incredibili. Forse siamo già salvi al 25 di ottobre e questo era il nostro obiettivo. Ci racconti meglio quella rovesciata? È stata incredibile. Io ho fatto uno, se tu ti ricordi, Luca, anche col Barletta così. Sono uno che ci prova. Ho fatto tanti gol di sforbiciata. Prima, 5 minuti prima, mi era andata male. Non è da me. Poi l'ho presa troppo bene, è stato un gol bellissimo perché segnale di sforbiciata, palo rete al 92esimo, è il sonno di tutti gli attaccanti. Fortunatamente ci sono riuscito, ma ripeto, sono contento per i miei compagni di squadra che sono stati indelebili, non hanno mai mollato e non posso fare altro che ringraziare loro e tutti i tifosi perché l'affetto che mi stanno dando è incredibile. C'è una dedica particolare anche per la famiglia? Sicuramente, sono qui davanti a me la mia Giulia che è la mia prima tifosa e la amo da impazzire e spero il mio bomber Nicolas che... Sicuro che sarà più forte del papà. Senti, uno sguardo anche al prossimo turno, si va a San Severo. Si va a San Severo, partita difficilissima, perché sono come tutte le partite sono difficili. Oggi il Gallipoli, veramente, gli faccio i complimenti, perché era una squadra organizzatissima, tosta, fatta con 3-4 argentini di fisico, e ha dimostrato di essere un'ottima squadra, però ripeto, sembra che questo Trani ha 7 vite. Dobbiamo continuare con questa umiltà, perché noi siamo una squadra umile, possiamo vincere, possiamo perdere con tutti, ci stiamo divertendo, tanto ci dobbiamo salvare. Ci davano per spacciati, già retrocessi all'inizio stagione, lo sappiamo tutti, e adesso ci godiamo questa classifica. Ripeto, questo Trani non vincerà niente, però ci stiamo divertendo. Il mister sta facendo un ottimo lavoro, il direttore, tutti quanti, ci stiamo divertendo, vediamo dove può arrivare.